Ciao a tutti da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale Piloti, benvenuti a Racing Time numero 184. Allora, questo è il tipo di puntata, ragazzi, non ve lo nascondo, che non vorrei mai condurre, perché ci sta a perdere, ma perdere con due sberle così è veramente umiliante e devastante. Io già ieri presupponevo una gara così con il team Red Bull a dominare in lungo e in largo e con Verstappen ad andare a cogliere quella che poi si è rivelata anche una facile vittoria, perché ragazzi, in pochissimi giri, questo qui da 14° in 12 giri, con anche il contributo, se vogliamo, della safety car, è arrivato lì davanti. Contributo che da un lato gli ha dato una mano, ma dall'altro ha accorciato i giri utili per poter raggiungere la prima posizione, perché sotto safety car non si passa. Quindi davvero sembrava di vedere una Formula 1 correre contro delle Formula 2, o piuttosto la Mercedes dei tempi di Hamilton e Rosberg, quando davano mezzo giro a tutti. Ebbene, si è fatto un salto all'indietro incredibile. E secondo me il dominio così grande da parte di Verstappen e da parte di tutto il team Red Bull è dovuto non a un singolo fattore, ma alla somma di una serie di fattori. E allora andiamoli ad analizzare a uno per cercare di capire e per cercare di non deprimerci più di tanto, perché davvero dopo una sconfitta così o dopo una vittoria così allarmante, dopo un dominio così devastante da parte di un team e da parte di un pilota, tu dici: vabbè, ma io le prossime gare che me le guardo a fare, il risultato è scontato. Quello del mondiale, ragazzi, non si mette più in dubbio assolutamente. Lasciamo stare Leclerc quando dice: io ci proverò fino alla fine, e non ci crede neanche lui. Però vorremmo qualche altra piccola vittoria, qualche altra vittoria di tappa da parte della Ferrari, anche se c'è chi dice che la Ferrari non ne vincerà più neanche una. Speriamo che non sia così. Ma cerchiamo di capire il perché di questo dominio pazzesco da parte della Red Bull e soprattutto da parte di Verstappen. Allora, iniziamo con quella che è una simbiosi che si è potuta creare tra Verstappen e la sua vettura, sviluppata totalmente verso il suo stile di guida. Tra l'altro, ragazzi, un piccolo contributo sarà senza dubbio arrivato dalla Power Unit nuova, che comprende non solo la parte termica, ma anche la parte elettrica, che a quanto pare è stata aggiornata. Ma di sicuro, anche se dovesse essere stata aggiornata e avere 1 o 2 decimi di vantaggio in termini di spinta, di chilometraggio, si parte da zero, anche se loro ci hanno fatto poi tutte le prove libere, e quindi hai un'unità molto più pompata rispetto al tuo compagno di squadra. Però la grossa differenza, secondo me, Verstappen l'ha fatta a livello di guida. E vi voglio raccontare una storia che riguarda un pilota del passato, non troppo passato, che arrivando in un determinato circuito che non era Spa. A Spa vedevamo Raikkonen volare abitualmente, Fisichella andava fortissimo, Schumacher, Senna, tutti questi qua. Però c'era un pilota che in una determinata pista, qualunque auto guidasse, lui riusciva a fare una differenza incredibile, e i tecnici, gli ingegneri non riuscivano a spiegarsi il perché. Lui era un pilota che mi stava tanto tanto simpatico, per il quale ho tifato tantissimo, Gerhard Berger. Guardatelo qui, è nel podio di Hockenheim 97 con due mastini assurdi. Uno era Schumacher e l'altro Häkkinen. Ebbene, lui comunque, con una modesta Benetton, qui si trasformava e riusciva a non solo dominare la gara, ma dominare i turni di prove libere, le qualifiche, tutto. E lo faceva con qualunque auto lui guidasse, riusciva a portarla alla vittoria o comunque a spremerla a fondo e portarla sul podio.
proprio perché in questa pista lui si trasformava e se glielo chiedevate lui non sapeva rispondere il perché, gli piaceva e basta, e quindi riusciva a elevarsi su di un altro livello. Ebbene, parte di quel grande distacco che Verstappen ha fatto oggi, io credo sia dovuto all'amore che lui provi per la pista di Spa. E quando tu ti senti, e questo ve lo dico da pilota, in totale simbiosi con la vettura e con la pista, riesci a trasformarti, a elevarti su un altro livello. Pensate solo per un attimo a Senna a Monte Carlo. Riusciva a dare distacchi abissali a qualunque compagno di squadra. Ebbene, secondo me, lui in questo weekend ha fatto questo, ha fatto quello che è il weekend perfetto. Quindi chapeau a Verstappen, ma chapeau anche alla Red Bull che ha saputo dargli una vettura veramente incredibile. Poi ci potrebbe essere anche un'altra cosuccia, ovvero la Ferrari che ha fatto un passo indietro, perché più o meno se andiamo a guardare la Mercedes è rimasta lì, con Russell ha sfiorato il podio, però secondo me in Ferrari, in questa gara, complice anche una pista che non esalta le caratteristiche della vettura di Maranello, voi direte: ma c'è il settore centrale? Sì, però il settore centrale è fatto da curvoni che vanno da quinta marcia, tranne per qualche curva tipo la Bruxelles. La quinta marcia in su, cioè velocità elevatissime, pensate alla Puan, quindi sono curve dove comunque anche il telaio Red Bull lavora bene e lo ha dimostrato anche altrove, non solo qui a Spa. E poi c'è quel punto di velocità massima dove nuovamente là, e mi preoccupa per Monza questo, anche se lì ci sono le chicane, quindi ci si ferma, si riparte, c'è trazione, ma qui non mi è sembrato che gli mancasse trazione in uscita da curva 1, ad esempio. Quindi, secondo me, Red Bull ha ottimizzato un po' tutto in una pista che probabilmente ha esaltato le caratteristiche della vettura di Adrian Newey con qualunque temperatura, è venuta fuori questa prestazione umiliante per la Ferrari ed esaltante per il team Red Bull. Però secondo me la Ferrari qualcosina per strada ce l'ha lasciata. Voi direte: è entrata la direttiva tecnica 039, magari loro hanno alzato un po' troppo. Secondo me no, e vi spiego perché. Perché allo Rouge io la vettura di Sainz la vedevo pompare tantissimo e anche nella prima parte del rettilineo del Caiman, in uscita da Radion, loro pompavano tanto, quindi tanto tanto alti da terra non dovevano essere. Allora è più probabile che abbiano, come dire, sentito più il fondo, il pattino flessibile che adesso non c'è più. E questo un po' mi preoccupa, perché Red Bull ha reagito molto bene a quella che doveva essere una cosa che li doveva acciuppare, invece non è stato così. C'è la questione del telaio alleggerito. Qui le cose non sono chiare, perché loro hanno dichiarato che non hanno fatto debuttare il telaio, poi c'è tutta una lista di comunicazioni ufficiali che da parte della FIA che ti dice se questo o quell'altra cosa ha debuttato, però c'è una virgola del regolamento: tu devi dichiarare solo dei pezzi dove c'è differenza a livello di forma, quindi che ne so, un'ala diversa, un fondo diverso, ma non differenza a livello di peso con una forma uguale. Ora, non sono sicuro di questa cosa, ma a quanto pare la scocca non è cambiata a livello di forma, ma solo a livello di peso. Quindi è un po' in dubbio se la Red Bull deve, e questa cosa è una fonte anche che arriva da giornali e testate molto accreditate, straniere, quindi è un po' in dubbio se effettivamente la Red Bull debba comunicare o meno alla federazione se ha fatto debuttare o meno il proprio telaio, anche perché si gioca a livello di strategie
pure con le parole. Pensate un po' all'errore che hanno fatto in Ferrari ieri durante le qualifiche. Hanno detto nelle comunicazioni radio che hanno sbagliato e si sono scusati con il pilota. Poi è arrivato Mick, o come si chiama, che ha detto: no, no, tutto giusto, avevamo previsto quello. Quindi spesso e volentieri non dobbiamo credere a tutto quello che ci dichiarano. Abbiamo visto l'anno scorso come nella lotta Red Bull-Mercedes, spesso le dichiarazioni erano fatte ad arte. Comunque, qualcosa, state tranquilli, Charles Leclerc ha ragione quando dice qualcosa in Red Bull hanno trovato senz'altro, perché in questo tipo di pista c'è stata troppa differenza, quindi qualcosina è stato introdotto. Vuoi queste fiancate diverse? Vuoi il motore più fresco? Anche perché effettivamente la differenza tra Perez e Sainz non è così abissale. Comunque, qualcosa c'è senz'altro. Andiamo avanti con l'analisi di questa gara e parliamo di Leclerc. Allora, Leclerc all'inizio della gara è stato sfortunato perché a un certo punto aveva pure attaccato Verstappen e stava con lui, quindi era un po' galvanizzato sia dal punto di vista della guida che lui stesso l'ha detto: con il primo set di gomme mi sono trovato benissimo. Poi però, ve l'ho detto più volte, durante l'anno non è il suo anno, è sfortunatissimo, mentre quell'altro è molto molto fortunato. Perché? Una visiera a strappo, sganciata non da lui, ma da un altro pilota, finisce sulla sua presa d'aria anteriore destra dei freni e quindi lui è costretto a fermarsi ai box per farsela togliere. Veramente sfiga, perché questo è successo sì con la safety car, ma quando già le vetture erano state compattate, quindi lui è ripartito dal fondo. Poi non so se ringraziare o meno il muretto dei box Ferrari, perché secondo me loro hanno detto: porca miseria, di che cosa facciamo parlare Nicola in questa puntata? Dobbiamo fare qualcosa, se no Racing Time non se lo guarda nessuno. Ebbene, che cosa fanno? All'ultimo giro richiamano Leclerc e gli dicono: rientra che ti montiamo la rossa e andiamo per il giro veloce. Però non gli dicono che c'è Alonso a 18 secondi e per fare il pit ne servono almeno 19 e deve andare tutto dritto. Ebbene, ovviamente Leclerc rientra, sa forse di avere proprio il tempo pelo pelo, rientra, commette lui un errore, di questo adesso vi parlerò. Ma poi rientra, una volta in pista è dietro Alonso, lo deve superare, non manda in temperatura le ruote nella maniera ottimale e poi non fa neanche il giro più veloce. Perché io mi domando una cosa: ma come speravano di farlo il giro veloce in Ferrari? Per guadagnare un punto ne hanno persi due. Va bene che a questo punto della stagione ormai è tutto perso. Quindi un punto, due punti, che cosa vuoi che sia? Però sono andati pure a rischio con la penalità avuto da Leclerc perché non ha rispettato i limiti di velocità, o meglio, ha inserito tardi il limitatore in ingresso della corsia dei box. Sono andati pure a rischio di perdere la posizione con Ocon, che con la penalità gli è arrivato a 7 decimi. Quindi di che cosa stiamo parlando? Ancora una volta, ragazzi, questi qua si sono esaltati. C'è chi dice che si siano messi d'accordo con me per dare sale alle mie puntate di Racing Time. Così dice: c'è di che cosa parlare e via discorrendo. Però scherzi a parte, ieri hanno sbagliato, ma sempre su Leclerc, le gomme da montare. Oggi avrebbe avuto un set di rosse nuove, perché vi ricordo che Leclerc, il set di rosse che ha messo all'ultimo giro, erano usate, quindi a maggior ragione, come sperate di farlo questo giro veloce? Ma va, dai. Poi, al di là di questo, che cosa è cambiato nella strategia, o meglio nel metodo per decidere le strategie anche durante la gara? Semplicemente si fanno una bella chiacchierata. Allora, vuoi questa o vuoi quell'altra? Cosa che a mio avviso
dovevano fare ben prima in Ungheria. Ve l'immaginate se gli avessero telefonato a Leclerc: ciao Leclerc, come stai? Tutto a posto? Vuoi la bianca oppure no? Leclerc avrebbe detto: ma la bianca chi ce l'ha? No, io vado avanti con la gialla. Invece gli hanno detto: devi entrare ai box. Tra l'altro, andatevi a cercare, se ne avete voglia, il team radio che c'è stato ieri quando Leclerc è uscito con gomme rosse nuove. Era veramente incazzato nero. Cioè, ci hanno fatto sentire solo una parte molto molto piccola, però in inglese c'è. Andatevelo ad ascoltare, cercatevelo e se mi gira lo pubblicherò pure io. Quindi, ancora una volta, muretto box da meno 2, molto, molto, molto deludente. E continuiamo a tenercelo così. Secondo me, in vista ormai della prossima stagione, uno sviluppo importante, al di là dell'innesto di quello o di quell'altro, che comunque abbiamo visto non è cambiato niente, uno sviluppo importante in quel settore si deve fare. Poi ho visto un Leclerc onestamente molto motivato a inizio gara, ha tentato delle manovre pazzesche, demotivato dal cambio gomme dal primo pit in poi. Si vede quando lui non corre con il coltello tra i denti, c'è tanta differenza nella sua prestazione. E anche a fine gara, nelle sue dichiarazioni, mi sembrava molto molto spento. Invece Sainz era molto stupito di quanto la Red Bull andasse forte, però ha ridato appuntamento a tutti noi per Zandvoort, anche perché è una pista totalmente diversa, e secondo me lì capiremo l'effettiva potenzialità della Ferrari a questo punto della stagione, anche perché questo benedetto motore elettrico, o meglio, parte elettrica del motore, cioè questi aggiornamenti che la Ferrari ha portato, secondo me, dal punto di vista della performance, hanno dato poco o niente. Forse avranno dato qualcosa di più dal punto di vista dell'affidabilità del motore, quindi del raffreddamento, soprattutto dell'alberino che collega appunto l'MGUH al compressore. Poi, se dobbiamo analizzare altre parti, altri momenti della gara, beh, c'è da dire che l'errore di Hamilton a inizio gara è stato assolutamente pazzesco. Non me l'aspetto da un pilota come lui, un errore del genere. Tra l'altro, un po' gliel'ha danneggiata la macchina d'Alonso, perché, come potete vedere, gli ha aperto un pochino questo deviatore di flusso, questa sorta di bandella che c'è nella parte superiore della ruota, e poi Alonso ha corso con la bandella lato sinistro dell'alettone anteriore molto aperta rispetto a come deve stare di solito. Perso poco e niente, però ha rischiato di romperla tutta. E Hamilton ha ammesso l'errore, bravo, però in quella fase lì non devi sbagliare, perché tu sei praticamente in una posizione dove tutto si può sviluppare. Non avrebbe vinto, vedendo come ha camminato Verstappen, però lui in quel momento della gara non poteva saperlo. È un errore molto molto gratuito, mi dispiace vedergli fare certi errori. Poi voglio fare invece un applauso incredibile a Esteban Ocon. Io lo dico da tanto tempo, questo è un pilota buono, e effettivamente, se poi andiamo a guardare la classifica, nel confronto con Alonso, lui spesso e volentieri, cioè, non demerita. Ricordiamoci che Ocon è partito dal fondo ed ha finito a poco più o meno di 5 secondi da Alonso, e Alonso invece partiva dalla terza casella. Però qui ha fatto un sorpasso da antologia, mi ha ricordato quello di Häkkinen a Schumacher con Zonta in mezzo, solo che questa volta chi ha passato due vetture stava all'esterno, gli altri due sono in mezzo Vettel e dall'altro lato c'era Tsunoda. In realtà lui ha fatto un altro sorpasso capolavoro alla bus stop, sempre in tre vetture aperte a ventaglio, però questo qui è stato più scenico perché a velocità più alta.
Invece quell'altro, tecnicamente, forse è stato un pochino più difficile. Per quel che riguarda la classifica finale, invece, bravissimo Albon, che mi sta piacendo veramente tanto. Poi bravo Gasly, che è partito dai box e ha finito nono. E poi un'ottima ottava posizione per Sebastian Vettel. Bene, io non aggiungerei altro per questa puntata. Spero che questa analisi, quantomeno, vi sia piaciuta. Credo che il Gran Premio vi sia piaciuto molto meno, tranne che ai tifosi di Max Verstappen, però davvero oggi è un altro pilota Verstappen, non è più quello che fa quelle cappellate incredibili, è cresciuto tanto rispetto all'anno scorso. L'anno scorso ha sbagliato parecchio, perché a un certo punto del campionato si è messo in una posizione veramente scomoda, invece quest'anno corre molto sereno. Dall'alto del suo enorme vantaggio, io sono convinto che avremmo visto molti più limiti da parte del pilota a livello mentale se Leclerc e Verstappen fossero stati molto più vicini. Nulla, finita la puntata, mi spiace veramente per come sia andato il Gran Premio. Se vi è piaciuta questa analisi, vi prego di lasciare un like, un messaggio, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e condividere il video sui vostri social. Vi mando un bacio grande e ci rivediamo domani per una puntata un po' di raffreddamento per quel che riguarda il Gran Premio di Spa, ma di riscaldamento verso Zandvoort, dove mi auguro veramente che di svegliarmi da un brutto sogno. Ecco, tutto qui. Non vi metto neanche la sigla perché siamo a 21 minuti. Un bacio, ciao e ci vediamo domani.